Buonasera e benvenuti a Metropolis. Stasera parliamo di come il mondo del volontariato, e poi che fa sistema con gli enti locali, possa essere decisivo nell'affrontare questo tema dell'accoglienza dei profughi. La Toscana ha un suo modello, recentemente il governatore Rossi ha anche inviato una lettera al ministro dell'Interno per sottolineare la tematica della solidarietà fra regioni, mentre altri governatori hanno un'altra visione, ma il modello toscano significa piccoli centri di accoglienza diffusa. Ed è questo di cui parleremo stasera, di come dare un senso anche solidale e diffuso nel territorio al tema dell'accoglienza dei profughi. Ci aiuteranno a capire qualcosa di più, oltre ai servizi della nostra redazione, due ospiti che ringrazio di essere qui con noi, e quindi il presidente dell'ARCI, Gianluca Mengozzi. Buonasera a tutti. Grazie presidente, e il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Buonasera. Grazie sindaco. Allora, io direi di cominciare subito dal primo servizio. Siamo andati a vedere come funzionano le cose nel centro di accoglienza di Sesto Fiorentino. Michela Barillari. Sono una quarantina i richiedenti asilo che sono qui in questo centro di Sesto Fiorentino e che hanno deciso di partecipare a un progetto interessante, quello del volontariato, un volontariato come strumento di integrazione. Questi ragazzi danno una mano per raccogliere l'erba, per pulire il campo da baseball qui vicino, e gli è stato anche concesso di utilizzarlo per fare poi partite di cricket. Un modo per potersi conoscere con la popolazione residente che, come ci hanno raccontato, ha cambiato atteggiamento. Vengono da tutto il mondo gli ospiti del centro, difficili le storie che si sono lasciati alle spalle, parlano italiano, alcuni meglio, altri meno. Da dove vieni? Senegal. Da quanto tempo sei in Italia? 11 mesi. Perché sei venuto in Italia? Qui sei problemi. che tipo di lavoro fai? Saldatori. Fai so Anche guida. Fai anche scuola di italiano? Sì, anche scuola d'italiano. Dovrai fare l'esame? Sì. Andrai benissimo Sì, sicuramente. benissimo, sì, vero. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Cosa vorresti fare? Che cosa? Ti piacerebbe restare in Italia? Sì, sì. Da dove vieni? E Pakistan. da quanto tempo sei in Italia? Che 11 mesi. lavoro fai? Che qui? Sì, io ho aiutato a pulire parco e coop, capito? Perché sei venuto via dal Pakistan? Che Pakistan problem. problemi? Problem io religion, capite? Da quale paese vieni? Dalla Senegal. E perché sei venuto in Italia? Che Io ho avviato un grande problema là. tipo di problema, se lo puoi dire? Sì. Io c'è un problema con rebelli in Senegal, in casa nostra. Da quanto tempo sei in Italia? Che 1 anno e 2 mesi. Io tipo di lavoro stai facendo qui a Sesto? ho fatto sempre una volontaria lavori qui si c'è o in Rigello, in piazza chiama Casa Cares. E che cosa hai fatto? Che lavoro? Lavapiatti, tagliare erba, faccio gardini, planti, sì. Your relationship with the Italian with whom you work is better. È cambiata la relazione con i residenti? Chiede ai ragazzi. Sì, mi rispondono, sottolineando la grande gratitudine che hanno verso chi li ha accolti e il desiderio di rendersi utili. Non vogliamo starcene qui tutto il giorno a dormire o a guardare la TV, ribadiscono. Watching TV or playing to the video mobiles. Quando avrai i documenti, cosa vorresti fare? Io in Senegal io sto una autista, ma qui lavoro, il work I have, when I can do it, I can do it. I don't have a choice. Da dove vieni? Da Nigeriano. quanto tempo sei in Italia? Perché 11 mesi. sei venuto in Italia? Bisogna di problemi. Scappano da persecuzioni religiose, dalla guerra. Ho pulito il campo da baseball, ho dato una mano, voglio aiutare chi ci ha aiutato, racconta questo ragazzo nigeriano. Il mio rapporto con i cittadini qui è buono, sono brave persone e su quelli che sono i suoi sogni si rivela ottimista. Siamo giovani, ci dice, e con l'aiuto di questo paese possiamo realizzarli. Everybody has a dream, do you understand? Because we are all young and I believe with this country trying to help us and we'll try and fight our aim and get our goal.
Quante persone accoglie questo centro? Al momento ci sono 45 persone, tutti uomini provenienti da vari paesi. Più o meno abbiamo visto Senegal, Nigeria, Pakistan. Sì, maggioranza Pakistan, poi Nigeria, Senegal, Gambia. Sono tutti richiedenti asilo? Tutti richiedenti asilo, sì. Da che tipo di situazioni provengono? Abbiamo sentito problemi, ma immagino di tutti i tipi. Sì, provengono tutti da viaggi molto lunghi, molto faticosi, e tutti hanno attraversato, partendo dalla Libia, il mare. Sono tutti passati dalla Libia, sì. Sono qui già da parecchi mesi. Che tipo di lavoro stanno facendo qui a Sesto? Molti dei ragazzi hanno aderito a questa iniziativa di volontariato e svolgono almeno due volte alla settimana il volontariato su Sesto Fiorentino, oltre ad averci aiutato in molte attività con noi della Caritas, ci hanno aiutato a sistemare altre strutture in apertura e la raccolta alimentari alla COP. È stata una bella esperienza, sì. Lei è l'insegnante di italiano, com'è l'insegnamento? Quali sono state le difficoltà e quali invece le cose che hanno dato più soddisfazione? Abbiamo insegnato la lingua italiana per tutto l'anno, tre volte alla settimana, e i ragazzi si sono divisi in due classi per livello. Una prima classe che aveva maggiormente studenti totalmente analfabeti, quindi non solo nella lingua italiana, lingua seconda, ma nella prima lingua. E ragazzi poco alfabetizzati, nella seconda classe ragazzi con una scolarizzazione media. I risultati sono stati molto alti in entrambe le classi e al di sopra delle aspettative. È stata un'esperienza culturale, sociale e didattica assolutamente eccezionale, di cui sono pienamente soddisfatta, perché ha fornito l'opportunità reale e concreta ai ragazzi di vera democrazia e uguaglianza, perché la scuola li ha resi uguali. Come è partito questo progetto di inserimento di migranti in progetti di volontariato? Allora, noi siamo stati sul comune di Sesto, insieme appunto al comune, alla prefettura, diciamo i secondi in Italia a stipulare un protocollo del genere. Il primo protocollo è stato fatto a Bergamo, con la prefettura di Bergamo e il comune di Bergamo, era una prima bozza. A noi ci sembrava giusto, rispetto anche a un territorio che è ricco di opportunità, che è ricco di associazioni, offrire la possibilità ai ragazzi di rendersi utili, di mettersi a disposizione. Ricordiamo anche perché, essendo tutti richiedenti asilo, non possono lavorare. No, i primi sei mesi sono sei mesi di attesa in cui, come si sente dire a giro, come si legge, purtroppo è la norma che prevede che si debbano grattare la pancia, come si suol dire. È un modo per dare un senso alla loro giornata, ma anche a quella dei cittadini, perché è un ponte per l'integrazione. Assolutamente, i ragazzi si rendono disponibili, sono contenti di farlo, hanno aderito tutti, lo hanno fatto bene, non sono lavori socialmente utili, ma sono attività di volontariato, cioè quando un cittadino decide di dedicare una parte del proprio tempo per gli altri, per la cosa pubblica. E è molto utile, fra virgolette, anche per il territorio, perché le persone si abituano a una presenza diversa, si abituano a vedere altri che si mettono a disposizione, e questo facilita sicuramente le relazioni e i rapporti di vicinato, che a volte sono, come dire, preceduti da tanti stereotipi, da tante situazioni che poi la conoscenza, la vicinanza e il lavoro reciproco fanno sparire in breve tempo. Quindi il bilancio è positivo, obiettivi per il futuro? Il bilancio è positivo, i numeri adesso sono altissimi, quindi facciamo fatica a dare a tutti un'opportunità, però ci proviamo veramente sapendo che gli arrivi che stanno arrivando ora sono arrivi massicci, sono situazioni complesse e non sempre riusciremo ad avere una qualità così alta dell'accoglienza, che tiene presente veramente la presa in carico della persona sotto tutti gli aspetti. Allora, abbiamo visto, cominciamo dal sindaco di Scandicci. Sindaco, accoglienza diffusa, piccoli centri, in numeri abbastanza, diciamo, ridotti tutto sommato, per garantire anche un impatto di convivenza più facile, più semplice con la popolazione. E questo è il modello toscano. Il modello toscano dal 2011, da quando ci fu lo scoppio della questione tunisina,
che ha con il presidente Rossi stato il primo in Italia affinché noi accogliessimo nelle nostre comunità locali dei piccoli gruppi di profughi. Dopodiché però insomma, negli anni la situazione è cambiata, sono diventati molti profughi che sono arrivati, c'è stato anche un forte ricambio. Noi a Scandicci con i 34 profughi attualmente ospitati, tutti e 34 sono volontari, lo sottolineo quattro volte, sono diventati grazie a un accordo fra Croce Rossa e Comune di Scandicci volontari della Croce Rossa e noi li utilizziamo in quanto volontari per alcuni servizi. Il primo è quello dell'emergenza ovviamente come volontari della Croce Rossa, il secondo in questo accordo c'è la possibilità che i profughi possano andare a controllare, aprire e chiudere i giardini pubblici. L'abbiamo fatto penso fra i primi in Italia, è un modo sano di ragazzi giovani in attesa del colloquio, quindi di definire il proprio status giuridico di rifugiati o no, quindi che non possono fare assolutamente nulla che attendere questo colloquio. Con questa convenzione loro danno alla comunità che li ospita un servizio di volontariato, quindi si mettono a disposizione della comunità che li ospita. Ecco Mengozzi, il sindaco ha sottolineato, no, come avesse avuto, fosse stato su un foglio di carta al pennarello, volontariato, è molto diverso dal lavoro socialmente utile che riguarda purtroppo la platea sempre più vasta dei cassi integrati per esempio. Qui il tema del volontariato significa connettersi alle esperienze già esistenti di volontariato, come la vostra per esempio. Certo, la richiesta che ci è stata fatta dalla Regione ma che era sollecitata dalla presa d'atto che tenere decine di persone, in genere persone disponibili ad avere una relazione serena e costruttiva con il territorio, a non fare niente dalla mattina alla sera, seduti su una panchina, a perdere tempo e non dare loro l'opportunità di passare in maniera utile il tempo che li separa dall'attesa della definizione della loro sorte e nel contempo riuscire a interagire con la comunità che le ospita, era prima di tutto una necessità che veniva da queste persone. Nell'obbligo di non poter lavorare, perché questo non è possibile, le convenzioni internazionali lo vietano esplicitamente, è una soluzione che permette a queste persone di passare in maniera utile il tempo e di connettersi, interagire con la comunità che le ospita in maniera positiva. Bene, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a Metropolis. Siamo tornati a Metropolis con Gianluca Mengozzi, presidente dell'ARCI, e Sandro Fallani, sindaco di Scandicci. Abbiamo subito da sentire l'intervista che Michela Barillari ha realizzato con Sara Biagiotti, presidente dell'ARCI, perché certamente il tema dei comuni che, come dire, partecipano a questa iniziativa di accoglienza è fondamentale. Le statistiche non sono mica tanto belle perché su circa 7.000 comuni in Italia siamo a circa 600 che hanno dato un'adesione totale, ma insomma ascoltiamo Sara Biagiotti. Il volontariato come strumento di integrazione, è bello il progetto di cui uno dei capifila è il comune di Sesto Fiorentino. Sì, infatti a Sesto ormai da diverso tempo, abbiamo cominciato già da settembre dello scorso anno e ora è sempre più attivo questo progetto con l'associazione del volontariato che inseriscono all'interno della loro associazione i migranti che sono ospiti del nostro territorio per svolgere le attività che regolarmente svolgono i volontari, quindi dai servizi nei giardini pubblici come da verniciare le panchine piuttosto che pulire appunto i giardini, ed è un'attività interessante perché li coinvolge nel continuo dell'attività del volontariato. È un volontariato che è molto attivo sul nostro territorio e i migranti si sono inseriti in questo contesto per dare anche loro il proprio contributo. Quindi davvero una bella cosa, una bella integrazione che rende ancora di più la nostra Sesto Fiorentino una città nella quale è bello vivere. Anche uno strumento di reciproca conoscenza e quindi di abbattimento di quelli che sono i muri spesso tra persone che vengono da paesi diversi. E infatti è proprio questo il progetto, il senso del progetto, perché nel momento che si inseriscono nelle normali attività svolte dal
dai volontari delle varie associazioni, che in questo contesto anche i profughi, anche i migranti che sono ospiti del nostro territorio possono far parte entrano a far parte della nostra comunità con le normali attività che svolgono tutti i cittadini, tanti cittadini se stessi che in una parte molto consistente di loro svolgono attività di volontariato in vari settori e fra l'altro i migranti svolgono anche volontariato proprio all'interno delle associazioni sportive come tanti cittadini se stessi, quindi proprio un vero processo di integrazione in un contesto sociale molto vivo come a Sesto Fiorentino. È servito, sappiamo tutti che il problema dell'arrivo dei migranti, soprattutto anche con gli ultimi arrivi, ha provocato anche diverse tensioni e preoccupazioni un po' in tutta Italia. Questo strumento potrebbe essere una modalità per rendere anche più facile, diciamo meno traumatico, l'inserimento di persone che arrivano da altri paesi? Ma penso di sì, tra l'altro questo progetto che abbiamo iniziato appunto a settembre, perché noi siamo stati i primi ad avere un numero consistente di migranti sul nostro territorio già da luglio dello scorso anno quando c'è stata la prima ondata, e a settembre abbiamo già iniziato questo progetto che lo stiamo portando avanti sempre di più coinvolgendo tutte le associazioni del territorio, e questo è un progetto che è stato ripreso da tanti comuni di tutta la regione e sul quale la regione toscana appunto ci ha investito molto in termini di coordinamento tra i vari comuni e tra le varie parti del nostro territorio, e questo credo che sia un punto fondamentale per un processo di integrazione che va nella direzione veramente di un'attenzione al contesto sociale di riferimento che è quello della nostra regione, dove l'attività del volontariato è molto diffusa. Sindaco Fallani, abbiamo sentito il capo dei sindaci toscani, sarà Biagiotti. Beh, c'è una diversificazione di approccio a questo tema dell'accoglienza e di conseguenza anche al tema dei profughi impegnati nei lavori volontari, nel volontariato. È una differenza abissale a volte fra un sindaco di una regione e un sindaco di un'altra. Qual è il suo parere? Che fermare il vento con le mani non si può. Questa mi ricorda Renzi, roba del genere. Sì. Qualcosa di questo tipo, perché è un fenomeno della migrazione, è un fenomeno storico che sta per la prima volta in modo cospicuo investendo l'Italia da una ventina d'anni a questa parte. Noi abbiamo esportato immigrazione per centinaia di anni, ora siamo diventati importatori di migranti. E allora da soli ovviamente i comuni, seppure grandi e attrezzati, non possono ovviamente contenere questo fenomeno e dargli una direzione civile. Hanno bisogno della solidarietà delle regioni, dello Stato e di una strategia europea che ci possa permettere di indirizzare bene la domanda di pane che viene da tante nazioni, da tante zone, individuando progetti di sostenibilità anche nei territori d'origine. Noi con la Regione Toscana, il Comune di Scandicci, sostiene un pezzo di un lavoro fatto ormai da 20 anni nelle zone della guerra nei Balcani, a Mostar e a Sarajevo, dove noi abbiamo contribuito a categorie svantaggiate, persone con disabilità fisica e intellettiva, a Mostar a dare lavoro a loro. 11 di queste persone, grazie al contributo della Regione Toscana e del Comune Scandicci, hanno lavoro a Mostar e quindi non hanno un motivo per venire in Italia, per venire in Toscana, per venire a Scandicci a trovare una speranza di futuro. Questo è un pezzo del lavoro che dobbiamo fare. L'altro pezzo è non negare l'evidenza, ma cercare di rispondere a strategie europee, nazionali, regionali e locali a un fenomeno di dimensioni planetarie. Ecco Mengozzi, il circolo Arci nella nostra abitudine di vita è un po' un avamposto, un luogo simbolo, no? In tanti paesi, c'è la chiesa, il municipio, la caserma carabinieri e il circolo Arci, mettiamola così, e quindi siete uno dei luoghi deputati alla socializzazione. In questo senso non solo i volontari che partecipano a questi progetti, ma comunque in generale i profughi, come si integrano con la cittadinanza? I circoli Arci, le case del popolo, come lei diceva molto bene, sono storicamente il luogo dove per primi si ha l'impatto dell'arrivo di queste persone. È successo in passato nelle migrazioni che ci sono state interne in Italia, e quando in Toscana sono venute delle persone dalle Marche, dal sud Italia. È sempre stato il circolo il luogo di socializzazione che, per la sua caratteristica di non essere un luogo commerciale ma di essere un luogo dove si può stare per l'intera giornata solo muniti della tessera per partecipare
alle attività circolistiche costituisce un luogo per l'aggregazione naturale. È stato così negli anni 50, negli anni 60, nella storia della nostra regione ed è così anche ora, ed è la cosa più normale possibile. Questo evidentemente fa sì che i nostri circoli siano un laboratorio degli aspetti positivi e degli aspetti anche contraddittori della vicinanza tra queste persone, tra i profughi, tra i richiedenti asilo, ma voglio dire anche fra i nuovi cittadini toscani e quelli che sono invece tradizionalmente presenti. Un confronto, talvolta uno scontro, travolta una sintesi di abitudini, di culture, di pensieri che trova in questo luogo che evidentemente ha tutta una serie di facilità come il circolo, la possibilità di esprimersi pienamente. E dunque io rivendico con forza il ruolo importante, ancora una volta, che i nostri presidenti e le nostre presidenti dei nostri circoli svolgono insieme ai tanti volontari che ci lavorano sul territorio. Siamo un luogo di sintesi sociale, di coesione sociale, è anche un luogo che dà la possibilità di ritrovarsi a tante di queste persone. Voglio ricordare che nei nostri spazi ospitiamo spesso anche non solo le persone che legittimamente vogliono passare il tempo per incontrarsi, chiacchierare, giocare o stare a vedere le partite alla televisione o fare tutte le attività che si fanno, ma anche gruppi che sono organizzati, moltissimi, per esempio, voglio fare un esempio, moltissime quelle che vengono chiamate in maniera colloquiale le badanti, che nella loro giornata libera si ritrovano nel circolo, oppure i gruppi, le associazioni di migranti filippini, di migranti senegalesi, di migranti albanesi, trovano naturalmente all'interno dei nostri spazi la possibilità di avere un'aggregazione e dunque di stare all'interno di un sistema dove ci sono anche tutti gli altri. Scandicci, anzi, cittadini del mondo Scandicci Sicura, è questo, no? Il leitmotiv, il logo del vostro progetto che è stato firmato il 12 maggio, quindi oggi siamo proprio a un mese. Ecco, lei ha già detto di che si tratta, il bilancio qual è di un mese? È un bilancio positivo perché i ragazzi sono tutti giovani, sono 34, sono in forza, hanno voglia di fare, si impegnano con grande dedizione, un grande senso di responsabilità alla cura dei giardini, sono visibili in città, hanno fatto gruppo con gli altri volontari. Da noi esiste una rete di oltre 65 associazioni di volontariato collegate al Social Party, che è una rete informale che promuove attività terze rispetto a loro stessi. Quindi abbiamo sostenuto negli anni l'unità spinale con Mustafa Dieng, il ragazzo che è stato ferito pesantemente da un attentato razzista, e cui voglio ringraziare tutte le associazioni, in modo particolare Spingi la Vita, che è l'unica accreditata, un'associazione di Scandicci dentro l'unità spinale, che ha sostenuto tramite le altre associazioni e tanti cittadini di Scandicci per due mesi i costi per questo ragazzo. Guardate, la riflessione su Mustafa Dieng è una riflessione importante da fare nel rapporto con l'altro, perché la incapacità, che pone sempre qualche rischio, quello di mettersi in discussione, l'incapacità del confronto genera distanza, la distanza genera incomprensione, l'incomprensione conflittualità, la conflittualità è l'anticamera dell'odio e dell'insofferenza. Andare incontro all'altro, nel rispetto reciproco delle regole, è un qualcosa che tende alla pace e all'abbassamento del conflitto sociale. È così, ci fermiamo un attimo e poi torniamo a Metropolis. Siamo tornati a Metropolis con Gianluca Mengozzi e Sandro Fallani, sindaco di Scandicci e presidente dell'ACI. Vediamo però un'altra esperienza che ci porta ancora a giro per la Toscana, a San Casciano, profughi, accoglienza, volontariato. Sono arrivati qua in Italia, dall'Africa, dall'Asia, da altri paesi nel mondo e qui stanno cercando di diventare nuovi cittadini italiani, un percorso di integrazione che passa attraverso delle esperienze di volontariato. Ci stiamo trovando molto bene, allora noi stiamo lavorando insieme alla cooperativa Oxfam Intercultura nella gestione del progetto. Quello che l'ente sta cercando di fare è costruire una politica di accoglienza con le associazioni del territorio.
per favorire l'integrazione dei cittadini stranieri nella nostra comunità. Per questo abbiamo fatto un protocollo d'intesa con le associazioni di volontariato che ci è utile per fare dei progetti personalizzati che seguono un po' le attitudini personali, le esperienze individuali dei nostri ospiti e che permettono loro quindi, secondo le proprie competenze, di inserirsi in maniera più attiva nel tessuto appunto sociale del paese. Il volontariato è sempre un tramite per mettere le persone a contatto le une con le altre, senza tenere conto che il dedicare un po' di sé agli altri è il veicolo migliore per creare ponti. Sì, il volontariato è un elemento importante, questo permette a noi di gestire i ragazzi in piccoli gruppi e di farli entrare in delle realtà, di metterli quindi a contatto con i nostri cittadini. Non sono quindi i 30 ospiti che entrano direttamente nella comunità, ma sono gruppi di 3, 4, 5 persone. Questo favorisce la conoscenza e l'integrazione e ci sembra una buona pratica, secondo noi vale la pena sperimentarla e utilizzarla per vedere appunto quali possono essere i contributi e gli effetti che dà sul tema dell'integrazione. Quali attività faranno i ragazzi con questo protocollo? Attività diverse, abbiamo coinvolto le associazioni sportive con cui faranno la manutenzione per esempio dei campi, in cambio otterranno l'utilizzo dei campi da calcio per il gioco libero, faranno attività di volontariato nei circoli, quindi con l'aiuto nel servizio del bar, nel servizio della pizzeria per esempio, hanno fatto delle piccole attività di restauro e di relegatoria di libri presso la biblioteca comunale. Qualcuno si è inserito nelle associazioni musicali della zona con il canto, altri faranno manutenzione di piccoli spazi durante le attività dei centri estivi, per esempio per il Circolo Acri. Le attività sono diverse e questo è importante perché seguiranno un po' le competenze, le attitudini e anche le prospettive individuali di ogni singolo nostro ospite. Come stanno reagendo i cittadini di San Casciano a questo progetto? L'integrazione non è facile, ma il coinvolgere le associazioni è un elemento determinante perché attraverso il coinvolgimento dell'associazione si riesce comunque a dare una comunicazione diversa dell'altro, del cittadino straniero e lo si fa conoscere perché poi l'associazione si fa veicolo del sapere all'interno della comunità. Quindi contiamo di riuscire in qualche modo ad abbattere dei muri importanti di pregiudizio che si sono costruiti nei primi giorni di permanenza dei nostri ragazzi e favorire un processo che diventa invece un inserimento di lungo periodo. Come funziona il servizio di accoglienza qui a San Casciano? A San Casciano abbiamo preso in affitto una struttura nel centro della città dal 1° di aprile, era un albergo chiuso da un po' di tempo e appunto l'abbiamo preso in affitto e ospitiamo 30 persone provenienti da diversi paesi africani e asiatici e appunto sono in ospitalità dal 1° di aprile, anche se alcuni sono arrivati anche successivamente, quindi hanno iniziato da poco il loro percorso da richiedenti asilo che ha dei tempi generalmente molto lunghi, quindi sono all'inizio, hanno presentato la richiesta di protezione internazionale ma devono ancora affrontare tutti i passaggi della richiesta di protezione, quindi non sono ancora stati ascoltati dalla commissione che valuterà la loro domanda, non hanno ancora avuto modo di raccontare la loro storia questa commissione, sono proprio nella prima fase del percorso, che nel complesso purtroppo direi dura anche più di un anno almeno. Nel frattempo però qui sono ospitati e stanno facendo, abbiamo sentito, corsi di italiano, imparano un mestiere volendosi, sono all'interno della città. Intanto io penso che qualsiasi persona abbia piacere nel sentirsi utile e nel svolgere qualche attività di cui appunto ne viene riconosciuta la utilità sia da se stesso che dagli altri, questo io ritengo che sia una caratteristica proprio di qualsiasi persona e in più le occasioni di volontariato appunto generano conoscenza e rendono possibile abbattere delle paure, dei pregiudizi perché
quando si ha a che fare con una persona e ci si può parlare, farsi raccontare la sua storia, ovviamente è diverso da semplicemente sentir parlare di ondate migratorie, magari non si sa neanche bene poi un volto, una faccia. Invece mettere a contatto proprio le persone insomma facilita molto. Da dove vieni? Io vengo da Senegal. Che attività fai qui a San Casciano? Io lavorare a libro biblioteca, ancora a teatro, ancora a super alla caffè. Io parlo italiano poco, se problema parlo perché tutti guardano mio non parlare. Stanno imparando l'italiano, ma anche se per potersi esprimere al meglio si devono far aiutare, dalle loro parole è evidente la gratitudine verso chi li sta aiutando e la volontà di costruirsi un futuro. Ringrazio a tutti, ringrazio a voi che siete qui a farle queste domande. Lui ringrazia anche a David, il responsabile, mio collega che sta qui, cioè, li sta aiutando tanto. Le dissi grazie, grazie ancora. Quali sono le tue aspettative per il futuro? Quando ce l'ha documenti lui, c'è un paio di cose che le piace fare. Fare tipo esperienze, nuove esperienze che ha avuto di servire piatti, a lavorare al ristorante, le piace anche questo lavoro. Le piace anche fare muratore, perché la sa fare anche muratore. Le piace fare anche bibliotecaria, la biblioteca che va per fare libri, anche queste nuove esperienze per lui che ha imparato da qua. Lo può fare anche qua, le piace fare. Se non ce l'ha tutto questo, una volta che ce l'ha il documento, se non ce l'ha il lavoro, prova di andare in altre parti in Europa per lavorare onestamente. Da dove vieni? Io vengo da Pakistan. Che lavoro stai facendo qui a San Casciano? San Casciano io lavoro 4 giorni, io vado a scuola, io via biblioteca, ERC e bar. Ti piace vivere in Italia? Sì, piace. L'italiano è difficile? L'italiano è difficile, lingua difficile sono. Però stai imparando? Sì. Quante ore vai a scuola? Ora 9 ore scuola. Che lavoro ti piace? Piace Pisa, Pizzeria o Campania. Da dove vieni? Vengo da Guinea-Bissau. Tu fai un corso di canto, mi hanno detto. Sì, un corso di canto vocale, classico. Perché hai scelto il canto? Perché io amo, la musica mi piace molto. Musica mi piace, io adoro musica. Dies lo so, di dia cu di notte. Enquanto tenho fogo de vida, não acabou na metade. Dias nação, de dia cu de noite. Enquanto tenho fogo de vida, oh Jesus, não acabou o Senhor. Oh Jesus, na louva unha Deus. Oh. Grazie, bravo. Bene, abbiamo visto anche questa incursione di Micaela Barillari in questo mondo che, francamente dico la verità, più ci entriamo dentro, noi giornalisti siamo sempre un po' superficiali e più ci rendiamo conto degli stereotipi che abbondano specialmente nelle televisioni nazionali rispetto a questo tema. Io stamani sono andato a farmi i capelli in Piano Centro a Firenze. E davanti al negozio vedevo un ragazzo di colore che spostava e rimetteva i motorini, le spostava eccetera, e lo faceva perché i motorini erano accatastati per favorire l'ingresso. E il barbiere le ho detto: ma è sempre così? Sì, è sempre così. Dice: ma guarda, poi lui spazza, cioè prende e spazza la strada. Certamente qualcuno, non è che le chiede, attenzione, qualcuno gli dà qualche spicciolo, qualcuno no. Come dire, questa non è organizzata, questo suo volontariato di decoro e anche di parcheggio dei motorini.
però insomma fa parte di un mondo in cui dovremmo essere sempre più presenti. Mengozzi, le faccio una domanda un po' brutta, però bisogna parlarne, cioè questo mondo della cooperazione è sporcato dalla vicenda di Roma, mafia, capitale. Come voi che, come dire, avete una tradizione ben diversa, che cosa ne pensate? Quando un anno fa circa il presidente Renzi, venendo a Lucca a inaugurare una importante manifestazione che si svolge lì, che riguarda il volontariato, ha dato l'inizio al processo che ha portato all'attuale ridiscussione del terzo settore, ha lanciato un'idea che aveva come tratto distintivo quello di fare finalmente pulizia, di fare finalmente distinzione tra il mondo dell'associazionismo e del cooperativismo sociale sano, che io credo che è comunque la maggioranza, e quelle parti che in questi anni hanno sviluppato, anche per tutta una serie di problematicità legali e assenze di controllo, delle prassi criminali come quelle che stiamo vedendo. Fortunatamente nella nostra regione non è così. La nostra regione c'è un sistema di controllo reciproco che è in parte anche quello che rammentava il sindaco prima, di interazione e quindi di collaborazione, che ci mette al riparo dal manifestarsi di questo tipo di fenomeni. L'associazionismo e il cooperativismo sociale toscano è sano, questi fenomeni non ci sono, il trattamento dei denari pubblici viene fatto in totale trasparenza e dunque io credo che molto difficilmente incontreremo situazioni di questo genere, e posso anche dire che ci poniamo l'obiettivo di essere anche un laboratorio, una palestra e un esempio che potrebbe essere facilmente esportato in altre regioni. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo a Metropolis. Bene, stiamo ragionando insieme a Gianluca Mengozzi, presidente dell'ARCI regionale, a Sandro Fallani, sindaco di Scandicci, dell'accoglienza, ma di più, del volontariato dei profughi che arrivano in Toscana. C'è un'esperienza significativa in una città difficile dal punto di vista delle relazioni, diciamo, multietniche, perché è una città indubbiamente in trincea su questo fronte. Però Prato ha reagito con una convenzione che vede circa 200 profughi al lavoro, virgolette sempre, non lavoro ma volontari, per il decoro della città. Giulia Raffanelli. Mentre continuano gli sbarchi di profughi sulle coste italiane, il comune di Prato ha sottoscritto una convenzione con le realtà del terzo settore, ARCI, Caritas, ASM e ASM Servizi, per l'impiego dei rifugiati presenti nel pratese in attività socialmente utili che svolgeranno a titolo volontario. Nello specifico, le attività che svolgeranno i volontari sono di tre tipi fondamentalmente. Svolgeranno attività presso l'associazione ARCI, quindi nei circoli, con attività varie di supporto agli operatori e volontari stessi dell'associazione, presso l'Emporio Caritas, quindi nel supermercato della Caritas, in attività varie, e per ASM in attività di piccoli con le pulizie del verde pubblico, quindi piste ciclabili e aree verdi. I profughi quindi si troveranno a vivere a stretto contatto con la comunità che li accoglie, prestando gratuitamente la loro manodopera. Non si tratta di una ricompensa per l'ospitalità che viene loro messa a disposizione, piuttosto quello avviato è un progetto pilota che punta a sviluppare buone pratiche per l'integrazione, replicabili anche in futuro. Il volontariato come strumento di sinergia e di volano per mettere insieme più realtà a favore anche di una maggiore integrazione sul territorio in una città come Prato, che forse ne ha particolarmente bisogno. È senza dubbio questo, cioè senza dubbio la possibilità di mettere insieme tante energie per poter arrivare verso un'integrazione. Che se da una parte appunto il volontariato è un bene per l'associazione, noi ne ricaviamo un bene, automaticamente pensiamo che possa essere molto utile tanto per l'apprendimento per la lingua, tanto per entrare in contatto, perché poi comunque ci troviamo in una società dove i rapporti interpersonali sono fondamentali per arrivare a questa benedetta integrazione, che deve vedere da una parte
la volontà del migrante, ovviamente, no? Di rendersi disponibile, ma dall'altra parte anche la volontà da parte dell'ospitante, cioè della comunità, di volerli, no? Integrare. E questo può essere un buon passaggio, un buon metodo per metterli in contatto. Per quanto riguarda i circoli ARCI, attualmente sono solamente 3 i circoli che ospiteranno 2 immigrati. Il circolo di San Giusto, il circolo Risaliti, il circolo Ballerini dove siamo noi ora e il circolo di San Giorgio di Santa Maria Colonica. Diciamo le modalità di gestione di questi ragazzi saranno modalità che inventeremo giorno dopo giorno, perché l'importante chiaramente non è il cosa fargli fare, ma il come farglielo fare. La convenzione è stata firmata in sinergia e assieme ai soggetti che si occupano della gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio, la cooperativa 22 del Santa Rita, il consorzio Astir e la cooperativa Pane e Rose, determinanti nella loro opera di mediazione con i rifugiati. Ad oggi noi abbiamo all'interno dei nostri centri di accoglienza fatto un'opera di sensibilizzazione e di conoscenza sul volontariato, abbiamo fatto degli incontri di formazione con i ragazzi, abbiamo spiegato che cos'è nel dettaglio l'attività di volontariato e abbiamo anche fatto sottoscrivere un contratto dove in maniera molto semplice e breve vengono indicati quali sono le attività, le regole da rispettare, eccetera. L'attività è stata accolta molto bene dai ragazzi e abbiamo selezionato una serie di persone che cominceranno proprio a brevissimo, nel giro di pochi giorni, le attività che hanno già illustrato i colleghi, sia con ARCI, con ASM e anche con Caritas. Vengono da territori e da usanze particolarmente diverse dalle nostre e il contatto con chi lavora, quindi nell'ARCI, alla Caritas o alla ASM, il contatto con queste persone favorisce la loro integrazione proprio per un'agevolazione dell'insegnamento della lingua. Inoltre la voglia che si appunto percepisce all'interno di tutte le strutture è di rendersi utili per la società che li accoglie. Sembra strano, però comunque appunto tutti i ragazzi la prima cosa che chiedono è poter lavorare. Difficile riuscire a stimare con esattezza il numero dei rifugiati ospitati nelle strutture sparse nei vari comuni del Pratese su invito della prefettura. La convenzione stipulata con il terzo settore e le istituzioni, oltre ad offrire reali occasioni di integrazione, mira anche a dare una risposta ad una situazione che da tempo ha superato i numeri dell'emergenza e che non sembra destinata ad una risoluzione in tempi stretti. D'altro canto è anche impossibile tirarsi indietro ad una richiesta d'aiuto. Vice sindaco Faggi più volte ha detto che non si può dire basta l'arrivo e l'accoglienza verso i migranti. Questo tipo di attività può essere un modo alternativo per gestire l'emergenza? Sì, questo vuole essere un percorso dove si cerca di sostanziare l'inclusione. Secondo noi parte anche da questi percorsi di inclusione una diversa accettazione e una comprensione del fatto che chi arriva qua arriva perché ne ha necessità. Siamo consapevoli che i numeri sono davvero in questo momento importanti e la gestione si fa difficile e complicata. Al di là di questo, i primi volontari che partiranno fanno parte di un progetto che senza dubbio sarà replicato, perché tanto questo fenomeno è un fenomeno strutturale, quindi la presenza dei richiedenti sul territorio durerà anni, non settimane. Allora, sindaco Fallani, abbiamo visto Prato è una realtà difficile, lo sappiamo, ci sono situazioni, questa presenza cinese che è indubbiamente numericamente tale da creare delle situazioni di difficile gestione, però la reazione di questa convenzione che vede tante associazioni, l'ARCI, poi ne parleremo con Mengozzi e tanti altri, è un modo per dare risposte. Matteo sta lavorando molto bene, perché da una situazione drammatica, di forte illegalità in cui versava la comunità cinese e da quel fatto drammatico di dicembre di 2 anni fa, dove sono morte 7 persone, è scaturita una reazione. La Regione Toscana ha messo 13 milioni di euro, il Comune di Prato 13 milioni di euro dalle multe, dalle sanzioni fatte a chi non era in regola nei controlli nelle aziende. Matteo Biffoni per primo, insieme alla provincia di Prato e agli altri comuni, hanno sottoscritto un protocollo con la Regione Toscana per cui tutte le aziende cinesi sono state controllate
e l'obiettivo è quello di rimettere in regola, oltre che comminare le sanzioni, chi non lo era e denunciare le situazioni igienico-sanitarie, di assenza di contratti e quant'altro, che potesse prevenire, innanzitutto rispettare la dignità delle persone e poi prevenire ciò che è successo a dicembre. Questo protocollo è andato talmente bene, e io mi sto occupando da pochi mesi a questa parte dello sviluppo economico per la città metropolitana di Firenze, che l'abbiamo adottato anche noi e stiamo cominciando dalla fine del 2014 a fare i controlli anche in tutte le aziende dove c'è presenza di capitale o personale cinese, in modo particolare nella zona contigua territorialmente a quella di Prato, che è la zona della quadrante di Sesto, Campi e Calenzano. Abbiamo presentato questo progetto non più tardi di un mese fa al comune di Campi, perché l'area economica di riferimento della Toscana centrale poco a che vedere con la città metropolitana e molto a che fare con Firenze, Prato e Pistoia. Mengozzi, il vice sindaco di Prato, Simone Faggi, nel presentare appunto questo accordo ha tenuto a precisare: sono volontari, nessuno è obbligato dei profughi a farlo. Come avviene, come dire, il dialogo con i profughi? No? Ci sono mediatori che aiutano anche a far capire, immagino. Certo, questo è un punto saliente del sistema toscano, del modello toscano, che veniva ricordato prima e che giustamente il Presidente Rossi ha difeso con forza a scala regionale e a scala nazionale, che vede uniti e collaboranti le prefetture, i comuni e l'associazionismo e le cooperative sociali. Nella piccola scala, nei piccoli gruppi, come ci sappiamo organizzare noi, in un modello che ha sempre nella nostra regione funzionato bene, al contrario dei danni gravissimi che hanno portato le megastrutture con il filo spinato che sono state fatte in altre regioni dove si sono creati disordini molto gravi, e evidentemente il filo spinato è uno strumento che serve a dividere e non a rendere più vicine le persone, noi riusciamo con mediatori sociali, con esperti, spesso anche persone che migranti si mettono a disposizione dell'associazionismo per poter parlare anche in maniera più facile con queste persone qui che arrivano, e con loro facciamo un percorso, un itinerario che è fatto di tante cose diverse. L'assistenza legale nel loro iter per avere il riconoscimento, una volta che l'hanno avuto, l'ingresso nei sistemi di accoglienza profughi, SPRAR, e quindi la possibilità di cercare un lavoro, e l'insegnamento dell'italiano, l'educazione civica e anche la possibilità di valorizzare le competenze che queste persone hanno. Perché il disegno che a volte si fa di disgraziati senza arte né parte che salgono sui barconi e vengono qua è ingiusto. Facciamo una grave ingiustizia a queste persone. Si tratta di persone che nel loro paese di origine svolgevano delle attività come tutti noi, e dunque conoscendo, parlando, approfondendo le intenzioni, le competenze di queste persone, siamo in grado di potergli offrire una occupazione temporanea, volontaria come è stato detto prima, assicurata nella totale sicurezza di quello che fanno, sotto la responsabilità delle associazioni che evidentemente si fanno tramite di queste attività, in maniera tale che queste persone abbiano la possibilità di occupare in maniera sana il loro tempo. Il vantaggio per la nostra società è enorme. Il sindaco diceva prima in maniera con efficacia che il vento non si ferma con le mani. Ma questo vento può trasformarsi talvolta in un tifone, in una tempesta che distrugge. Noi riusciamo a trasformare questo vento in uno zefiro, in un venticello fresco che si divide in mille rivoli e che porta civiltà, che porta convivenza, che porta accettazione in tutte le nostre comunità. È un sistema che funziona, è un sistema che va rafforzato, è un sistema, attenzione, che va finanziato e supportato e che per ora ha dimostrato, e vorrei essere smentito da qualcuno, che funziona. Il cattivismo di certi presidenti regionali o quello, per esempio, del sindaco di Prato precedente alla giunta di Biffoni dimostrano che modelli alternativi a questo sono meno efficaci, più costosi per la comunità e che soprattutto non funzionano, e che dunque il nostro
sistema è quello che dà il massimo rendimento con il minimo sforzo. Fallani, concludiamo con una riflessione anche molto sintetica, però insomma la parola mediaticamente più accostata a profughi o a migranti non è accoglienza ma è invasione. Che cosa le fa pensare? È la differenza che c'è sempre nel mondo fra pensare che tutto debba rimanere così com'è e quindi essere chiusi, essere antichi, essere conservatori o non andare incontro con coraggio, con lo stesso tempo però anche con rispetto delle regole, incontro al futuro. Siccome siamo naturalmente portati a guardare avanti, a guardare al futuro delle prossime generazioni, noi non stiamo dietro al concetto di invasione, ma stiamo di fronte al concetto di inclusione e di rispetto reciproco delle regole. Noi vogliamo essere protagonisti di questa trasformazione e cambiamento sociale, non subirla. Bene, allora ringrazio Gianluca Mengozzi, presidente dell'ARCI, e Sandro Fallani, sindaco di Scandicci. Grazie a voi. Buonasera. Abbiamo parlato di un tema che credo sia un tema in cui dobbiamo sempre più conoscere per poi riflettere con il nostro cervello. È la cosa fondamentale sempre, capire, conoscere e poi riflettere secondo la propria personalità. Grazie a chi ci ha seguito. Metropolis torna come sempre venerdì prossimo. Buonasera.